dicendo che questa non è esattamente una creepypasta, ma più che altro volevo far notare una cosa riguardante i giochi Pokémon. Spesso, quando dico a qualcuno che gioca Pokémon, la domanda più comune che mi viene posta è: ma non è un gioco da bambini? No, la bellezza dei giochi Pokémon è che ognuno ci gioca con occhi diversi. Quando eravamo piccoli, sembrava tutto bello. Viaggiavamo con i nostri Pokémon, battevamo la Lega e ci sentivamo i migliori. Poi crescendo, abbiamo capito che c'era qualcosa di strano in questi giochi. Qualcosa di assurdo. Abbiamo capito che non potevamo non essere i più forti, che era tutto preimpostato. Abbiamo notato che non tutto è rose e fiori, che i Pokémon si uccidono tra di loro, che alcuni di loro sono pericolosi, che dietro all'apparente felicità dei personaggi si possono nascondere storie assai meno allegre. All'affermazione "i giochi Pokémon sono da bambini" spesso invito a leggere alcune descrizioni del Pokédex o ad informarsi su certi Pokémon e a riflettere un po', perché molto spesso ci viene data conferma che il mondo dei Pokémon non è affatto un posto per bambini. Quante volte da piccoli ci siamo stufati di un peluche e lo abbiamo buttato, magari tenendo in braccio quello nuovo che ci ha regalato la mamma? Beh, questo peluche potrebbe trasformarsi in Bayonet, che cerca vendetta. Un Pokémon generato dal rancore che questo prova verso il bambino che lo ha abbandonato. La paura di rimanere da soli, senza mamma e papà, ed essere rapiti è una delle più grandi angosce per un bambino. Pensate quando nel gioco incontro un ipno che tenta di rapire una bambina smarritasi in un bosco. La sua paura di rimanere solo si aggraverebbe, soprattutto quando poi scoprirà chi sono i pedofili. Vi ricordate quando facevate i capricci per avere un palloncino al Luna Park? Drifloon effettivamente ne ricorda uno. Peccato che tenti di trascinare i bambini all'inferno. Un altro Pokémon simile a Bayonet per certi versi. Entrambi sono strettamente legati ai bambini, ma possono essere letali per loro. Il mondo dei Pokémon è pericoloso, soprattutto per i bambini. Questi particolari non vengono mai affrontati nel gameplay, e quindi sembra naturale che un bambino di 10 anni, a cui è presumibilmente morto il padre, possa viaggiare da solo per un'intera regione, sconfiggendo l'organizzazione malavitosa di turno e diventando il migliore allenatore. Il mondo dei Pokémon ha anche un'altra faccia della medaglia. Un mondo pericoloso, dove è meglio fare attenzione. A proposito di attenzione, dovrei chiudere le persiane. Sta arrivando notte. Non ho mica intenzione di diventare il pasto di un Golbat.